non siamo espressione di una struttura o di una necessità organizzativa. Anche con il servizio della nostra autorità siamo chiamati ad essere segno della presenza e dell'azione del Signore risorto, a edificare quindi la comunità nella carità fraterna. Non che questo sia scontato. Anche l'amore più grande, infatti, quando non è continuamente alimentato, si affievolisce e si spegne. La mancata vigilanza, lo sappiamo, rende tiepido il pastore, lo fa distratto, dimentico e persino insofferente. Lo seduce con la prospettiva della carriera, la lusinga del denaro e i compromessi con lo spirito del mondo. Lo impigrisce, trasformandolo in un funzionario, un chierico di Stato, preoccupato più di sé dell'organizzazione e delle strutture che del vero bene del popolo di Dio. Si corre il rischio allora, come l'Apostolo Pietro, di rinnegare il Signore, anche se formalmente ci si presenta e si parla in suo nome. Si offusca la santità della Madre Chiesa, gerarchica, rendendola meno feconda. Essere pastori vuol dire anche disporsi a camminare in mezzo e dietro i gregge, capaci di ascoltare il silenzioso racconto di chi soffre e di sostenere il passo di chi teme di non farcela, attenti a rialzare, a rassicurare e a infondere speranza. Dalla condivisione con gli umili, la nostra fede esce sempre rafforzata. Mettiamo da parte quindi ogni forma di supponenza per chinarci su quanti il Signore ha affidato alla nostra sollecitudine. Fra questi un posto particolare e ben particolare riserviamolo ai nostri sacerdoti. Soprattutto per loro, il nostro cuore, la nostra mano e la nostra porta restino aperte in ogni circostanza. Loro sono i primi fedeli che abbiamo noi, vescovi, i nostri sacerdoti. Amiamoli di cuore. Sono i nostri figli e i nostri fratelli. Io sono rimasto molto, molto colpito da questo discorso, perché mi sembra che sia andato al cuore del ministero apostolico, sia Petrino, sia del Papa, sia episcopale, sia di noi vescovi, che ci abbia portati, cioè, alla sua sorgente, vale a dire l'incontro di ciascuno di noi con la persona di Gesù e la grande idea così cara ai padri della Chiesa, che l'esercizio del ministero pastorale o è un atto di amore o è un esercizio corrotto. Cambia, proprio si corrompe se non è questo. E il Papa ha fatto al riguardo una riflessione molto forte. Ma poi io sono rimasto poi particolarmente commosso perché mi ha ricordato il discorso che il beato Giovanni Paolo II fece nel 25° anniversario della sua elezione al pontificato. E
i più anziani ricordano in che condizione di salute era in quel momento e come molti nella Chiesa, con buone o un po' meno buone intenzioni, si chiedevano: ma si dimette, ma perché non si dimette, ma deve dimettersi? Ecco, e lui ci rivelò che ogni mattina, ecco, sentiva come ogni mattina dei suoi 25 anni di pontificato, sentiva come la voce di Cristo che gli diceva: mi ami tu? E lui rispondeva come Pietro: sì. E il Signore che gli diceva: allora pasci le mie pecorelle.